Il condominio è un grande palazzo nel quale vivono molte persone. In generale, vi sono alcune regole comuni a tutti i condomini e che sono presenti nel regolamento di condominio. Di solito, il regolamento si trova all'ingresso o può essere chiesto all'amministratore del condominio. L'amministratore è una persona che si occupa dei bisogni del condominio e della risoluzione di problemi tra persone che abitano nel palazzo. Nel regolamento di condominio sono scritti i diritti e gli obblighi di proprietari e inquilini sull'uso degli spazi comuni, come ad esempio il cortile, su che cosa si può fare e che cosa non si può fare, i limiti all'uso degli spazi, la divisione delle spese, la cura dell'edificio. Ad esempio, non si possono occupare o ingombrare aree comuni, scale, terrazzi comuni, giardini, eccetera, con biciclette, passeggini per bambini, oggetti, eccetera. Non si possono disturbare i vicini con rumori molesti, usare elettrodomestici rumorosi, tenere stereo, TV e radio a volume alto in questi orari di riposo, dalle 22 alle 9 e dalle 14 alle 16. Non si possono lasciare immondizie all'esterno delle porte o in altro luogo comune. La spazzatura deve essere gettata, chiusa nei sacchi, nei bidoni dell'immondizia. Se fra i condomini ci sono liti o contrasti, le persone che hanno problemi devono chiamare l'amministratore. I reclami, cioè la segnalazione dei problemi, devono essere fatti in forma scritta e firmati.